Allora, volevo fare un video brevissimo, veramente ragazzi, questi giorni non mi sono tutto molto bene, sono via, scusatemi se magari non faccio il video, ok? Però a me quando la gente va su YouTube, e io come vi ho detto anche nei scorsi video magari, che ok, mi piace prendere per il culo, però poi dopo, cioè ragazzi dai, qualche volta ne ho anche parlato anche di Inter, l'ho parlato anche lì, ho detto comunque che avete una squadra decente comunque, cioè non è che ne ho parlato sempre male, certo un po' di sfotò l'ho fatto anch'io ragazzi perché sono milanista e lo faccio, è normale, però che Antonio, io mi chiedo scusa anche in questo stronzo di video che sono, ok, se non ho avuto tempo di venirti a vedere è perché non è che non mi sentivo veramente bene, poi fai quello che ti pare, però fare video su sotto di me, ti sbagli, veramente ti sbagli, io non so qua insultarti, non so qua insultarti, ti rispetto anche adesso. Ragazzi, se vi dice di siete liberi di fare quel cazzo che vuole. Se chi vuole guardare i miei video li guardi. Chi no, non mi caghi di striscio, ok? Va bene, molto basta. Non voglio allungarmi più di tanto, perché già è tardi. Però raga, fate quel cazzo che vi pare. Cioè quel video contro di me, ma che senso c'ha? Ma che senso c'ha? Vi dico sempre di iscrivervi al mio canale, ok? Chi vuole lo fa, ok? Chi vuole lo fa. Io non voglio fare il quadrissimo, però minchia, che cazzo fa il video contro di me? Mi girano i coglioni un po', raga. Cioè adesso mi girano anche i coglioni, perché comunque io se magari certe volte non sono un ragazzino perché ho 18 anni, posso farvi vedere la carta d'identità, non ho problemi di questo, ok? E sono anche una persona molto rispettabile fuori dal social. Certo, però, che quando una persona mi accusa di fare guarda Antonio, video come hai fatto te, non avrebbe fatto né, non faccio nome adesso di YouTuber perché poi dopo si mettono tutti contro di me e poi dici che non avrebbe fatto nessun altro YouTuber milanista che ci sono qua, che io tra l'altro li rispetto tanti, come Luca che non voglio fare il nome del suo canale, come Alex che sono delle persone rispettosissime, e venirti te qua sotto il mio video a insultarmi e fare video contro di me, io non avrei mai potuto fare una roba del genere, credimi. No, ci rimango stupito. Non mi metto qua a dire andate addosso perché non sono uno stronzo di merda, ok? Ti rispetto e basta, te lo dico. Poi chi si vuoi se ti vai a iscrivermi al canale, oppure vuoi andartene, sei libero di fare quel cazzo che vuoi. Anzi, se vuoi non cagarmi più, se ti sto sulle palle, ok? Ok, io quelli che mi stanno sulle palle non li cago più. Non lo so veramente che atteggiamento è questo. Non lo so che atteggiamento è questo. Non lo so. Non lo so veramente. Non ho parole di te. Cioè, fai un video contro di me così. Ma cosa ti ho fatto io? Che cacchio ti ho fatto io? Perché non ti ho risposto un messaggio? Perché potevi non avere internet? Non lo so se mi sbaglio. Fammi sapere. Se magari hai un'altra idea. Vabbè, io non faccio più. Di sì, non ne faccio più veramente. Non ne faccio più. Perché ne ho le palle piene. Però c'è chi non mi rispetta veramente, fa un video contro di me, io vado in bestia. Scusatemi tanto. Cioè, non c'è rispetto veramente. Grazie Antonio, grazie. Sei molto amico, ho visto.